Oggi noi viviamo nella terza fase del capitalismo, già da un pezzo, già da qualche decennio, in quella che Jameson, Ernest Mandel, economista marxista, prima di lui, ha chiamato il tardo capitalismo, che altri hanno chiamato in vari modi, ciascuno dei quali a me mi sembra limitante perché fotografa questa fase qui da una sola angolatura, quindi secondo me sono tutte inadeguate queste etichette, post-fordismo, capitalismo cognitivo, capitalismo postmoderno, società dell'informazione, sono tutte parziali. Tardo capitalismo comunque, come la chiama Jameson, no? Lui negli anni Ottanta, nell'ambito delle sue analisi sul postmoderno, sulla postmodernità, disse che mentre la modernità aveva a che fare principalmente col tempo, cioè quello che ho appena raccontato, perché quel capitalismo era imperniato proprio sul dominio dei tempi, sulla disciplina del tempo, il tardo capitalismo ha a che fare principalmente con lo spazio, dice Jameson, perché il nuovo capitalismo ha a che fare col dominio degli spazi, con l'omogeneizzazione degli spazi. Infatti, per descriverlo si adoperano sempre delle metafore spaziali. Si dice che ormai il capitale ha conquistato tutte le enclave residue, si dice che ha integrato tutto dentro di sé, che siamo tutti dentro. Si parla di globalizzazione, di scala planetaria, sono tutti riferimenti spaziali e geografici. Infatti, Jameson poi fa tutta una riflessione sull'architettura moderna e contemporanea che è molto feconda, credo molto utile per capire l'oggi. Però quella che proponeva lui non era una dicotomia. Prima c'era solo il tempo, poi c'era solo lo spazio. Era semplicemente uno spostamento d'accento perché spazio e tempo non possono essere distinti perché noi li viviamo insieme. Quando è che viviamo solo il tempo senza vivere lo spazio? Mai. Quando è che viviamo solo lo spazio senza vivere il tempo? Mai. Per noi sono semplicemente due modi di descrivere la stessa cosa. Allora, noi usiamo di continuo figure spaziali e spazializzanti per descrivere il tempo. Infatti diciamo che il tempo passa, è uno spostamento, è un'immagine spaziale. Poi localizziamo il futuro in avanti e il passato dietro, tranne gli Aymara, che sono una popolazione andina, secondo cui il passato è alle nostre, il futuro è alle nostre spalle e il passato è dietro di noi e c'è anche una logica perché io dico, noi il passato lo vediamo, sappiamo già com'è, quindi vuol dire che camminiamo a schiena in avanti. Quindi ci spostiamo verso il futuro, ma non sappiamo come sarà, perché non lo vediamo, non abbiamo occhi dietro la testa. Quindi loro quando dicono domani fanno così, quando dicono ieri fanno così, il contrario di noi. E poi chiaramente c'è Walter Benjamin, che anche lui descrive questa immagine dell'angelo della storia che vola all'indietro verso il futuro e vede una distesa di macerie. Insomma, comunque qui partirebbe tutta una digressione che onestamente eviterei. Oggi noi, infatti, nonostante tutto questo linguaggio spazializzante, viviamo più che mai nella tirannia dei tempi che ci sono imposti. Io di recente ho fatto notare che ci sono orologi dappertutto, che è una cosa controintuitiva, sembra vero il contrario, perché in realtà si vedono meno orologi da polso di una volta, molta meno gente li porta. Quando ero piccolo io tutti avevano un orologio da polso, adesso la maggior parte della gente che conosco non ce l'ha. E poi qualcuno l'ha fatto notare, non c'è più l'orologio pubblico. Quando ero piccolo non c'era un luogo pubblico, non c'era un negozio, non c'era un bar dove non ci fosse l'orologio alla parete. Oggi sono sensibilmente diminuiti, a meno poi che non si vive in una città d'arte, dove sopravvivono gli antichi orologi, dei campanili, dei grandi palazzi signorili, eccetera. In realtà si possono trascorrere intere ore nello spazio pubblico di una città occidentale senza vedere un solo quadrante con lancetto, un solo orologio pubblico. Però questo perché è successo? Non perché gli orologi siano meno importanti, ma perché lo sono di più. Cioè, in realtà l'orologio è incorporato ovunque, ce l'abbiamo nel cellulare, ce l'abbiamo nell'iPod, sul cruscotto dell'auto. Una volta, fino in realtà non pochi anni fa, era assolutamente normale, capitava almeno una volta al giorno, uno si fermasse per strada e diceva: scusi, che ore sono? Non cap fateci caso, quanto tempo è che non vi succede? Può ancora succedere, ovviamente, però in realtà la stragrande maggioranza della gente sa che ore sono in quel momento. È diventato più raro che uno ti fermi e te lo chiede. Eppure una volta era talmente comune che molta gente non sapesse che ore sono, che una delle prime frasi che imparavi apprendendo una lingua straniera era quella: What time is it? Quelle ore till? Una delle primissime cose che ti insegnavano era come chiedere l'ora. No? Oggi tutti sanno che ore sono, o comunque la stragrande maggioranza. La forma orologio si è realizzata divenendo tutt'uno
con tutta la nostra vita associata e innervata nel nostro bios. Gli orologi sono dappertutto perché la percezione del tempo strutturato e scandito è ovunque, non ci sono più enclave di tempo fluido, bisogna crearle artificialmente con dei rallentamenti, dei sabotaggi del tempo. Allora, nel momento in cui c'è un dominio spazializzato, cioè per dirla con parole povere, ci troviamo tutti in uno spazio che è stato omologato da un'unica logica. In italiano non rende la frase perché c'è un'immagine marittima, cioè diciamo siamo tutti sulla stessa barca. In inglese è più corretto, dicono we're all in this together, siamo tutti insieme qui dentro, no? Cioè il capitale ci dispone tutti sullo stesso piano, nello stesso mondo, in spazi che vengono inglobati in una sola logica, quella del profitto, no? Allora diventa più che mai importante dentro questo grande spazio capire quali tempi si vivono e agire su quei tempi. Bisogna cercare di vedere i tempi da fuori, che non è facile, ci vuole quello che chiamerei il momento trascendentale, in cui riesci a vedere da fuori il tipo di ritmo che hai, il tipo di tempo che stai vivendo. E noi possiamo farlo, cioè possiamo capire la nostra temporalità, la temporalità in cui siamo versi, solo a partire dalle eccezioni, cioè dalle sospensioni, dalle interruzioni. Cioè quando un evento imprevisto interrompe o rallenta il flusso, in quel momento noi possiamo vedere da fuori i nostri tempi, la nostra tempistica, i nostri ritmi, a che passo stiamo procedendo, no? Perché per noi il tempo è come l'aria. Noi non pensiamo mai all'aria, a meno che non ci troviamo in una situazione soffocante. A quel punto pensiamo all'aria, quando ne veniamo privati. E allora facciamo di tutto per ritrovarla. E tra l'altro noi respiriamo un'aria viziata continuamente, tant'è che, ve lo può dire qualunque maestro di yoga, in realtà noi respiriamo poco. Cioè noi viviamo costantemente in una semiapnea, che è una reazione al fatto che abbiamo un'aria di merda. E quando non a caso i nostri polmoni fanno improvvisamente, perché tipo vai in montagna, fanno improvvisamente esperienza di un'aria più pulita, di un'aria con più ossigeno, fai proprio appunto respira pieni i polmoni, in quel momento ti rendi conto di quanto fa schifo l'aria che respiri di solito. E deve succedere così anche con l'esperienza del tempo, cioè ci accorgiamo dell'inumanità dei tempi che ci vengono imposti quando all'improvviso facciamo esperienza di un rallentamento. Può succedere tipo una volta ti trovi per puro caso in una situazione in cui il tuo tempo rallenta, ti trovi davanti un tramonto, ti trovi appunto in un posto lontano dalle tue solite abitudini e percepisci, è proprio come quando respiri pieni polmoni, percepisci proprio questo rallentamento benefico, per cui a un certo punto poi capita di dire sarebbe bello fosse sempre così. In quel momento lì, da una sospensione, da un'interruzione, puoi vedere i tuoi tempi da fuori.